Ciao my darling, inizia la batteria di Venividi di film candidati agli Oscar. Ieri ti ho chiesto di scegliere su Twitter tra un poker di titoli e sono molto contenta che abbia vinto The Danish Girl perché avevo una certa urgenza di parlarne. Si tratta della storia romanzata della vita di due pittori, Gerda e Einar Wegener. E questo per tutte le volte che mi scrivi nei commenti: Fede, ma come fai a ricordarti tutti i nomi? Non lo faccio. Come a scuola, ho i bigliettini. Gerda è interpretata da Alicia Vedaker, che abbiamo già visto in Ex Machina, interpretava l'automa Ava, e in Royal Affair, quello dove c'è anche Mads Mikkelsen, che è la sensualità avvolta in una marsina in quel film lì, eh? A interpretare Einar ci pensa Eddie Redmayne, che secondo me si porta a casa una performance possibilmente superiore a quella di Stephen Hawking. Per quanto mi riguarda, The Danish Girl si è piazzato piuttosto in alto sul lacrimometro tarato sulla fede, ma ha due problemi centrali. Il primo è il suo regista. Il regista è Tom Hooper, lo stesso che ha diretto A King's Speech. Come quest'uomo sia in grado di prendere delle storie così rilevanti e portarle proprio sul bordo del diventare noiose, per quanto mi riguarda è un mistero. Quest'uomo ha a mano dei cast stellari e se già a King's Speech si occupava del discorso realizzazione personale, qui siamo mille, mila miglia sulla stessa rotta, avanti sulla stessa rotta in quanto a realizzazione personale, perché il punto è che si tratta della storia romanzata di fatti reali, però. Gerda e Einar sono due pittori, lui è eccezionalmente più famoso di lei, un po' per i soggetti che tratta, che secondo i galleristi sono più facili da vendere, ma soprattutto perché è un uomo. Un giorno la modella di Gerda è in ritardo, lei chiede al marito di posare al posto suo, lui prova queste calze di seta morbidissime e come si chiama? Come un tutù, come un vestito. E nella, ripeto, sensazionale performance di Eddie Redmayne si vede che qualcosa si sveglia dentro Einar. A svegliarsi è Lily. Ed è all'arrivo di Lily che la storia effettivamente comincia, perché il punto della storia sono le vicende di una delle pioniere del transgender. Io penso che uno dei punti clou di questo film sia che si percepisce, secondo me, la buona fede di tutti i coinvolti, ma è pur vero che ci sono dei momenti in cui la storia è resa in un modo un po' troppo patinato. Ho letto un sacco di review prima di effettivamente mettere insieme la mia. È una cosa che mi piace fare per accumulare un sacco di pareri diversi. E raramente sono contro il parere di qualcun altro, ma ho letto una delle review peggiori che abbia mai fatto il Guardian, secondo me. Primo perché una review di un film che cita sbagliato il film che dovrebbe recensire, per quanto mi riguarda, perde immediatamente credibilità. È proprio il Guardian che ha accusato questo film di essere troppo delicato. È vero che è una versione molto all'acqua di rose del problema, specialmente se lo si giudica con gli occhi di un pubblico che comunque ha già visto cose come Transparent. È altresì vero però che è ambientato a Copenaghen nel 1926 e si tratta di raccontare appunto le radici del discorso transgender. Quindi, secondo me, si salva il fatto che sia così delicato. Inoltre, le performance, soprattutto dei due protagonisti, cioè di Alicia Vedaker e di Eddie Redmayne, secondo me sono incandescenti. Cioè, al di là del copione, che ha dei momenti particolarmente prevedibili, questo va detto, hanno un fuoco negli occhi per cui si vedono le loro emozioni, secondo me, e questo è quasi senza prezzo. All'inizio ti ho accennato che io ho due problemi con questo film. Ok, il primo era Tom Hooper, il secondo c'entrano le nomination degli Oscar. Per carità, per fortuna questa edizione degli Oscar è coperta di polemiche, come credo sia giusto che sia. Secondo me ne parleremo un po' meglio quando farò il video che annuncia l'Oscar Contest. Ho pensato di farlo il 28 in modo che ci sia un mese esatto per votare. Per tutti i numerosissimi nuovi arrivati, per cui sono molto contenta che tu sia qui. Se non sei ancora familiare con cosa effettivamente sia l'Oscar Contest, ti chiedo di avere pazienza fino al video in cui lo spiego, perché è molto semplice. Vabbè, a parte il whitewashing delle nomination di quest'anno, che è un grosso problema, c'è un altro problema, secondo me, che non ho visto nominato. The Danish Girl è nominato a due premi: miglior attore protagonista per Eddie Redmayne e miglior attrice non protagonista per Alicia Vedaker. Gerda non solo ha più screen time di Einar e di Lily, ma ha molte più battute.
Io non riesco a capire come abbiano potuto decidere di candidarla come non protagonista. Per me è una cosa che non ha senso. Il team del film, a quanto ho letto in giro, ha preferito questa candidatura perché è convinto che così Alicia Vedeker abbia più possibilità di vincere. Il che, secondo me, è non solo non vero, ma un insulto. È come la ragione per cui io trovo offensive le quote rosa, perché viviamo in un mondo talmente sessista che per assicurarci che ci siano delle donne nelle aziende bisogna dare delle quote speciali. Ma vabbè, non mi perdo in questi discorsi perché sennò mi incazzo. Il resto del cast include anche Matthias Schoenaerts. L'ho scritto qua sotto, che avevo già visto nel difficilissimo Rust and Bone con Marion Cotillard, molto bello, e che ho visto nel provino di A Bigger Splash, che hanno mandato subito prima di The Hateful Eight, e mi sembra molto interessante. La ragione per cui ti consiglio questo film è tutta nella performance dei due protagonisti, perché sono due protagonisti, tornando al discorso di prima. A un certo momento, dopo il risveglio di Lily, Eddie Redmayne comincia a studiare le donne che ha intorno esattamente come Einar studiava i panorami. E secondo me, altro punto sul quale sono molto in disaccordo con la review del Guardian, non diventa mai una farsa. È chiaro che ricerca un manierismo, è un po' quello il punto, ma lo fa studiando una grazia che peraltro io, biologicamente femmina, non otterrò mai. Perché c'è anche il dettaglio che Eddie Redmayne, oltre a essere un grazioso uomo, è una bellissima donna. Questo peraltro mi ha fatto pensare a quell'intervista a Dustin Hoffman su Tutsi. Ti metto il link sul fatto che quel momento per lui sia stata una grande rivelazione sulle pressioni che le donne subiscono nel mondo moderno, che mi ha fatto un po' dire benvenuto nel mio mondo. Un altro dettaglio che mi ha fatto pensare, che è molto interessante secondo me, è che in questo caso, forse più che, beh, insomma, anche con Stephen Hawking, Eddie Redmayne recita con ogni cellula di se stesso, fin nel più piccolo movimento. Mi ha fatto pensare perché nel frattempo stavo accumulando appunti su Ex Machina, dove c'è Alicia Vedeker. Quando interpreta l'automa, i suoi movimenti di Ava in Ex Machina sono stati studiati in modo che il bacino dell'automa si muovesse come quello di un uomo piuttosto che di una donna. E visto che anche lì il discorso della, chiamiamola battaglia dei sessi, è piuttosto centrale, mi ha incuriosito il fatto che al centro ci fosse la stessa attrice, ecco, su due approcci così diversi, che non potrebbero essere più diversi, penso. Certamente non è un esame particolarmente approfondito del transgender in assoluto, ma secondo me, grazie alle interpretazioni dei due protagonisti, il sentimento è purissimo, l'amore è enorme, perché tutto il punto è in Gerda, che quando si rende conto di cosa sta affrontando, si dibatte, ma tra due sentimenti nobilissimi, da un lato l'amore per suo marito e dall'altro l'amore per l'anima di questa persona, che è completamente staccata dal guscio di carne dentro cui quest'anima stia. E l'amore, benché puro, non è sempre necessariamente una scelta facile, anzi. Anche Matthias Schoenaerts, l'ho già detto, secondo me è molto bravo. Peraltro all'inizio l'avevo confuso con Alex di London Spy. C'è anche Ben Whishaw nel cast. Ho visto obiezioni a questo film che si lamentavano del fatto che non si soffermi sui dettagli sanguinolenti. Forse per me mi lascerei andare a una lettura assolutamente utopica del mondo, perché per me è inconcepibile che alcuni esseri umani possano decidere cosa altri esseri umani possano amare o meno, o essere o meno. Però viviamo un po' in un mondo di merda e quindi, Fede, è così. Peraltro sono molto contenta di registrare questo video oggi sulle macerie delle figure di merda di ieri sera, vero? Che ho visto succedere sull'internet e ci vergogniamo tutti molto. Secondo me è vero, è stata una scelta. È certamente più facile fare qualcosa di meno evidentemente traumatico di altre cose. Se c'è il rischio che un film un po' più all'acqua di rose faccia digerire un discorso di questo genere a persone che altrimenti non si avvicinerebbero al discorso transgender, secondo me è una cosa buona. Perché seppur un po' ingenuo, io sono convinta che uno dei motori cruciali di questa storia, per come è raccontata e per come è andata nella realtà, insomma, benché questa sia una versione piuttosto romanzata, penso che il motore cruciale sia l'amore. Che muove il sole e le altre stelle, e secondo me è un buon punto di partenza.
Ecco, My Darling, questo era il primo di quella che, ripeto, sarà una lunga serie di venividi di film candidati. La ragione per cui il sondaggio su Twitter durava 11 ore è che le categorie in esame all'Oscar Contest saranno 11. Aspettatene pure degli altri di sondaggi, perché ormai ne ho già visti un po' e vorrei sapere da te qual è il prossimo di cui vuoi che parli. Credo di averlo già detto, ma ti consiglio di vedere The Danish Girl, soprattutto perché poi così possiamo parlarne qui sotto. Come al solito, ultimamente, qui di fianco c'è il link all'ultimo video, che è quello delle 10 manie del 2015 talmente prepotenti che sono debordate nel 2016, qui sotto il bottone per non perderti nessuno dei video a venire. E io, come al solito, ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!